a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FabiJ e oggi siamo tornati con Gabri che si è gentilmente prestato per un secondo video. Non pago di aver sbagliato le risposte sulle mie stesse canzoni. Ho deciso anche fare domande su di me, che secondo me se ne azzecchi una può essere tanto. Ma però c'è una classifica dei loser? Grazie a Dio no. Lo tengo io per comodità, ma rispondi tu. Quanti iscritti ha? 3 milioni. 3 milioni. Solo perché questa domanda è un po' vecchia, però gliela passiamo. Sono di più, lo so. Come si chiama la mamma di FabiJ? Qua se azzecchi ci sono dei problemi, perché non puoi sapere il nome di mia mamma. Però ho visto tuo papà suonare la chitarra. Hai visto? Non serve a niente, serve in questo niente, frangente, però Laura. Ci sono dei problemi. Dai! Ciao Laura! Incredibile! Come mai tutti sapete il nome di mia madre, maledetti? Perché Laura J suona bene. Laura J. Ilaria J no. Ilaria J no, vabbè. Ti hai mai fatto crescere la barba? Ma no, no, non è possibile. C'è un problema proprio di DNA, di genetica. Ho provato una volta, ma ovviamente con la barba non sembro neanche un essere umano. Quando è nato FabiJ? Qua mi riprendo con la domanda sui tuoi anni dell'ultima volta. Dunque, 90, 96, 96, febbraio. Mi dai del più giovane di quanti ne ho? Eh beh, effettivamente sembra un po' un sedicenne. Quante persone sono state necessarie per uccidere l'insetto che FabiJ ha trovato in Marocco? Questo sono sicuro che la sai. La sai, questa la sa, l'ha visto quel video 20 volte sicuramente. Posso chiedere l'aiuto del pubblico? Ma secondo me non lo sa neanche il pubblico, però chiediamo. Pubblico? Non lo sai. A caso no. Gabri, a caso. Cioè, tre. Ma che culo. Ma non esiste. Ma dai raga, ma incredibile. Ma neanche Winket Mario c'aveva questo culo. Non lo ha sapevo, senso. Lo sapevo, non ci posso... Ma se ci riprovi un miliardo di volte non riesci di nuovo. Ma dai, gliela passiamo. Come si chiama il cugino di FabiJ? Ma questo non è mio cugino. Ma che cazzo è questo? Matteo, ma chi è questo? Non l'ho mai visto in vita mia, te lo giuro. Vabbè. FabiJ, hai mai fatto Kingdoms? Ho mai fatto Kingdoms? Era quello, non devi ascoltarmi quando ti dei consigli. Sai qual è Kingdoms? È questo gioco che stai facendo in questo momento. È proprio questo gioco. Quando io ho il dito su Silvio ho fatto... È un infame. Con chi ha fatto la prima volta in due Happy Wheels? Surry. Spiegami come facevi a sapere questa cosa. Cos'è successo nel video della tavola Ouija dopo che lui ha detto la frase per iniziare l'esperimento? La tavola Ouija serve per evocare gli spiriti. Si è mosso la tavola. È partito l'antifurto. Dove ha abitato Lorenzo? Questa la dovresti sapere. Milano e Torino. Ci stai solo perché lui è di Torino. Solo perché siamo, è di Torino. Siamo concittadini. Concittadini fieri. Come si chiama l'alieno che FabiJ ha vinto a Los Angeles? Questa sta l'alieno di blu. Di prima, esatto. Quindi solo che il mio è blu e il tuo è arancione. A me, guarda, non so se è giusto, ma piace un sacco alieno della minchia. Gesù! Però alieno della minchia secondo me era meglio. Non so perché non ci ho pensato. FabiJ ha paura dei... Ma no, tu mi suggerisci sbagliato. Non ti sto suggerendo. Comunque io ho una paura dei pirati e fa paura. No, non schiaccerò mai i pirati. Io la so. Dei muffin. Ma come faccio a aver paura dei muffin? Quando entro da Starbucks mi sale l'embolo. Quando FabiJ ha mangiato questo telecomando? Una data, vabbè, esclusione. Vediamo. Lo puoi dare. Guarda i miei capelli e dai ad esclusione. Sì, io infatti direi 2013. 2014? Sai, anche io avrei risposto 2013. Era partito benissimo. Era partito da Dio, poi niente. Partito con Laura e proprio avevo fatto un... Sul cuscino a forma di pan di stelle, regalato da Giorgio. Quante stelle ci sono? Vabbè, quante stelle ci sono su un pan di stelle? Allora, secondo me ce ne sono 11, perché è norma e l'ho detto. Io sono coerente. Ma tu sei un infame, mi volevi sviare. Veramente sono 11? Mi ha fatto... Quanti episodi ha fatto di The Forest? Questa è una delle mie serie di punta, vecchia. 7, no, aspetta. 7, avrei detto anch'io 10, sai? Quanti episodi hai fatto tu di Robotize Me? Troppi. Solitamente in che giorno usciva il Favi Risponde? È un vlog. Quindi in che giorno escono i vlog? Sabato. Bravo, perché lui il sabato in realtà non va nelle discoteche, ma guarda i Favi Risponde. Questo video con Anima e Vegas, come si chiama? Lo stavo montando in aspetta, treno. Aspetta. Ti uccido Anima. No. Mi sono fatto verde, ah sì? Non era quello di Cavalieri. Raga, io non so la risposta alle mie domande, vi giuro. Io vado tranquillo, ma in teoria non le saprei meno di lui. Non lo so, raga, non sono un buon fan di FabiJ. Molto presto. Come si chiama il bambino che a volte appare nei suoi video? Surry lo escluderei. FabiJ. Io farei già... Bravo, perché la J è sempre presente nei miei video.
In che anno hai incontrato... Allora, io mi chiamo Favij perché ho incontrato una volta un giocatore su World of Warcraft. Sai cos'è World of Warcraft? Non mi rubare il tempo, che... Era prima che tu facessi M2O. Ti do questo indizio. 2004, non ero neanche nato un altro po', avevo già il nome di Favij. È bravo, ragazzo. È bravo, ha studiato. Oh, allora, abbiamo fatto la domanda sulla madre. Come si chiama il padre di Favij? Vai, Gabri. Ha suonato la... Tu sei alla chitarra, quindi si offende un sacco se la sbagli. Ma dai, ma che dici? Yeah! Cioè, ma lui fa parte della mia famiglia e non lo sapevo, cioè non è possibile. Che giorno è nato Favij? Questa secondo me non la sai. Siamo figli di Pitagora e di Favij. Aprile? Io dico aprile, no, perché sono nato io ad aprile. Porca vacca, mi ha suggerito. Non va, ma che 10? Ma qua esci da sta stanza, è manco stanza tua, eh. Nello speciale di quanti iscritti ha fatto la Draw My Life? Non la azzeccherai mai, ma se la azzecchi... Se era sul palco in mutande. Ma io direi 45.000 iscritti. Facciamo stasera sul palco in mutande. In Piazza del Popolo, raga, non posso fare. Mo lo fai. Mo lo faccio, sì. Vabbè, raga, io sono molto più ferrato sulla famiglia Ostuni che su di me. Questa cosa è un po' strana. Ragazzi, io ringrazio Gabri per aver partecipato anche a questo secondo video. Vi lascio all'outro che è sempre fatta da lui. Io concludo qui l'episodio, grazie ancora Gabri. Come siete, ragazzi, se il video è piaciuto lascia un commento, un mi piace. Anche da parte mia. Ciao, siete iscritti, ci vediamo in un prossimo video. Bye, ragazzi.